La piattaforma eSchooling promuove una programmazione didattica per competenze in linea con le direttive europee e le nuove linee guida in materia di education a livello internazionale. Effettuando il login si accede alla prima pagina dove si sceglie l'opzione di lavoro. In biblioteca si trova l'elenco dei contenuti visibili solo all'utente, agli utenti della classe, a tutti gli utenti dell'istituto oppure a tutti gli utenti anche di altri istituti. Cliccando su modelli si scelgono istituto, classe e materia. Selezionando una delle 8 competenze europee, si hanno a disposizione le competenze declinate per discipline, quindi le abilità e le conoscenze precaricate a sistema. Con piani si può creare il piano di lavoro annuale per la propria classe, digitando moduli prescelti e argomenti e attingendo dal sistema competenze, abilità e conoscenze. Terminato il piano, si può sceglierne la visibilità ed esportarlo in formato PDF, Docs o ODT. In attività, il docente, seguendo una procedura guidata, carica la propria proposta didattica per la classe con le istruzioni per le consegne. È possibile caricare link associati alle app di Google. Un'applicazione Reader permette inoltre di accedere ai materiali EPUB disponibili per l'utente nel repository, scaricando gli ebook nella propria libreria e creandone di nuovi tramite un editor. Ricevuta la consegna con la specifica delle competenze che si vogliono raggiungere, gli studenti postano i loro lavori entro i tempi stabiliti come foto JPG o file PDF. Ogni disciplina propone ovviamente le attività più appropriate per il raggiungimento delle competenze prescelte. Ad esempio, richiesta di tabelle e grafici nelle materie tecnico-scientifiche, report, riassunti, rielaborazioni, commenti anche social ed altro ancora nelle materie degli assi dei linguaggi e storico-sociali. Gli alunni possono, se richiesto dal docente, autovalutarsi secondo i 4 livelli consueti. Trovano le competenze selezionate dal docente per l'attività e si autovalutano attribuendosi A per il miglior livello raggiunto fino a B e C e poi N per il livello non raggiunto. Il docente valuta alunno per alunno ogni competenza messa in atto e la confronta con l'autovalutazione degli studenti. Il test di Kolb può essere svolto da ogni utente e prevede la compilazione di 9 gruppi di 4 affermazioni. Ogni affermazione prevede la scelta di valori da 4 ad 1, a seconda del modo personale di affrontare e risolvere i problemi. La piattaforma memorizza a sistema le risposte degli alunni al test di Kolb. Da report, scegliendo stili di apprendimento, si visualizza per ogni alunno l'orientamento di apprendimento. Una leggenda aiuta a definire uno stile secondo le risposte date dall'utente. Cliccando su profilo per lo stesso utente si delinea, tramite grafico, il profilo di apprendimento anch'esso meglio chiarito da una leggenda. Da report, selezionando valutazione competenze e la macro competenza di riferimento per l'attività che il docente vuole valutare, si crea un diagramma a radar per quello studente con le singole competenze valutate in quella data attività. Da report, selezionando profilo competenze per un dato periodo dell'anno scolastico, il sistema fornisce una schermata per ogni alunno con la valutazione media delle competenze per i diversi assi culturali. Questa schermata può essere utilizzata per la valutazione di fine biennio obbligatoria per legge.
Con Export si accede ad un file con le valutazioni medie per il periodo selezionato di tutti gli alunni della classe per i quattro assi culturali. Lo storico è utile per il recupero dei dati salvati a sistema negli anni successivi, non solo ad uso interno dei consigli di classe, ma anche per un orientamento efficace dello studente a fine percorso.